Buonasera a tutti. Stiamo aspettando Luca che si connetta per fare una chiacchierata. Non so l'età vostra, però sicuramente Luca è un ragazzo come voi che ha avuto la fortuna, la bravura più che la fortuna di essere chiamato. Dal Manchester United e da qualche anno è lì, quindi ci darà le sue impressioni, soprattutto sul calcio inglese vissuto da un altro aspetto, visto che si è soliti avere l'impressione dei pro o dei giocatori di prima squadra. Lui gioca in una grandissima squadra, che è il Manchester United, ma nonostante tutto è un ragazzo della primavera che quindi è a contatto con i giocatori della prima squadra in tantissime occasioni durante la settimana, ma ha una sua routine e un suo schema di allenamento preciso, quindi ci darà le sue impressioni. Intanto vedo delle domande anche sulla nuova serie di Netflix. Guardatela, perché se avete modo di farlo, ne vale veramente la pena. E quindi vi consiglio tantissimo di guardarla. Chi si aspetta tanto calcio giocato rimarrà sicuramente deluso, perché è una serie che racconta gli inizi del calcio inglese, ma soprattutto le lotte di classe, i problemi sociali e culturali che accompagnavano l'Inghilterra a quei tempi, linea mettendo. Un attimo, se la linea ci assiste, eccolo. Ciao Luca. Ciao, come stai? Tutto bene, tu? Bene, hai visto che mi sono fatto crescere il baffo come Eh te? sì, anch'io, in tempi di quarantena le proviamo. Allora, come va? Bene, qui in Italia da domenica nella stessa tua situazione. Ma ascolta, lì com'è arrivata la notizia? Cioè, ovviamente tu da italiano sicuramente avevi già delle notizie che arrivavano magari dai tuoi genitori o dalle persone che sono qui, e poi è scoppiato anche lì. Com'è arrivata la notizia e soprattutto come è stata presa? Come ha reagito la società? Ma allora, io ero in Italia un mese fa, ero in Italia e qui erano già iniziati i primi casi, eccetera. Sono andato su e in Inghilterra proprio zero, cioè ancora non se ne parlava proprio. E niente, dopo giorno, qui dall'Italia mi informavano. Poi, sai, essendo lontano, fai fatica un po' a realizzare, a crederci. Quindi anche tutti mi iniziavano anche a chiedere, anche i compagni, così addirittura appena sono tornato facevano un po' gli spiritosi, mi stavano un po' lontano, così. E dopo piano piano adesso, quando sono tornato, diciamo la settimana scorsa, hanno iniziato, diciamo, a preoccuparsi anche loro, perché inizialmente quello che ha detto Boris Johnson era un po' un azzardo, poi dopo. Non so da compagno. Dopo Tranquillo. hanno visto comunque i primi Eh sì. decessi, gli aumenti dei casi, e adesso anche loro sono abbastanza bloccati. Adesso loro sono, diciamo, in quella fase dove hanno detto alle persone di stare a casa e quindi vanno tutti a correre, perché i Esatto. parchi sono aperti. Adesso non hanno le spiagge che abbiamo noi, eccetera, però vanno tutti a farsi le corse ai parchi, eccetera. Poi io spero che non deve, cioè, non dovrà diventare come l'Italia, non dovrà succedere quello che è successo qua, però è un po' pericoloso. Eh sì. Ma il centro sportivo lì da voi l'hanno chiuso del tutto? È stata una chiusura parziale? Come hanno reagito loro? Allora, mi pare un po' più di una settimana fa. Ci hanno dato la comunicazione che l'Under 23, la prima squadra, erano
erano fermi, dovevano farsi allenamenti sospesi fino a una data da destinare. Io che sono alla fine della mia riabilitazione dell'ultimo infortunio che ho avuto, io più altri due o tre ragazzi dell'Under 23, potevamo ancora andarci tutti i giorni perché il reparto medico e i dottori c'erano, quindi eravamo gli unici ad andare. Ovviamente iniziavano già a prendere le prime prevenzioni, stavamo un po' distanti, c'erano quelli che puliscono ogni ora, disinfettavano tutta la palestra, le maniglie, tutto. E quindi però ci facevamo un po' strano anche a noi perché cioè, tutti stavano a casa, noi ovviamente eravamo contenti, noi continuavamo la nostra abilitazione. Poi siamo durati una settimana, poi andavamo Ha chiuso. tagliato anche a noi, poi eravamo passati a 2 giorni a settimana, poi dopo il venerdì scorso, che era l'ultimo giorno, che è stato l'ultimo mio giorno, abbiamo preso da parte i medici e mi hanno detto guarda, dalla prossima settimana chiuderemo. E quindi ti conviene tornare a casa e stare vicino alla tua famiglia perché tanto per un bel periodo è previsto un bello stop, quindi Eh sì. troppo sì. Ascolta, partiamo dal lato più difficile, dalla domanda più difficile. Hai avuto due infortuni brutti, uno di seguito all'altro, nell'ultimo anno circa, forse meno di un anno, no? Ti sei rotto il metatarso l'anno scorso e il quinto Allora. metatarso del piede e poi il legamento. Tutto nel 2019, il metatarso nell'ultima partita di campionato che era a inizio maggio per noi. E quello, diciamo, è stato, ahimè, il mio primo infortunio. Adesso mi viene da dire neanche così grave, perché 3 mesi è tanto, però adesso che ho fatto l'altro sembra una cavolata. Però sì, era l'ultima partita e per assurdo con quell'infortunio lì non ho perso nessuna partita col Manchester United perché dopo c'era la pausa estiva, più o meno avevo 2 o 3 mesi di stop e quindi alla fine sono rientrato in prestazione normale. L'unica cosa è che c'erano i mondiali dell'Under 20 e quella, cioè l'infortunio è accaduto proprio 2 settimane prima delle convocazioni, quindi avevo fatto tutti gli stage prima del mondiale, non saprò mai se sarei stato coinvolto o meno, però. Sono cose che Ma capitano. ascoltami, all'età tua, nel momento in cui eri tu, perché insomma la titolarità ce l'avevi, il posto in squadra ce l'avevi, no, non che adesso l'hai perso, però come si reagisce a questo tipo di infortuni? Perché magari il primo ci sta, dici ok, poi hai la sfortuna di tornare e poco dopo un altro, forse più grave, diciamo, del precedente. A livello mentale, soprattutto, come bisogna fare? Cosa bisogna fare per rimanere concentrati poi sull'obiettivo e tornare il prima possibile sul campo? Guarda, il primo è stato, ti dico, è stato alla fine, non mi cioè, ovviamente ero devastato e tutto, però ho detto, cavolo, perdo l'occasione del mondiale, sono ancora nei giovanili, cioè lavoro, lavoro, lavoro e poi l'occasione nazionale mi ricapiterà di livello più alto, speriamo. Quindi ho lavorato tutti l'estate, praticamente noi abbiamo giugno libero, no? Di solito. E giugno fai, ci danno un programma dove magari le prime 2 settimane stacchi un attimo e poi ti riprendi verso la fine. Invece, ahimè, potevo, avevo sta cosa del piede tutti i giorni, mattina, palestra, poi fuori in campo a lavorare qui in Italia, poi fuori in palestra tutti i santi giorni, tranne la domenica, mi pare. E quindi è stata tosta, però diciamo alla fine sapevo mentalmente sapevo di non perdere tanto, alla fine forse sarei tornato in prestagione ancora più forte dei miei compagni, più pronto. Infatti sono tornato che condizioni cioè, mai viste prima, proprio lo vedevo anche con i miei occhi, ero sbalordito. Poi un mese per preparazione, un mese di partito, ho fatto 4 partite e poi casualità. Pronto l'anno diciamo in cui avrei dovuto fare lo step o comunque anche lo step comunque nel calcio dei senior quindi o al Manchester o comunque in prestito che ne so da gennaio per in allenamento con loro in prima squadra da solo
non dico come un pirla, però da solo, sono stato un po' una cosa sfortunata. E lì quella, non lo so, adesso l'ho metabolizzata, però all'inizio veramente è uno shock che tra l'altro pensavano tutti che non fosse quello che in realtà è stato. È uno shock proprio grandissimo, perché poi ti entro, inizi a girare, la mente inizia a girare, ovviamente sono a un'età, c'è un limbo che quest'anno, adesso era l'anno da fare il salto, no? Nei senior. Ovviamente ci sono i più piccoli che iniziano a spingere dall'under 18 agli più giovani dall'under 23. Quindi, ovviamente, tante cose, però l'unica cosa che puoi fare alla fine è alzarti tutti i giorni, fare le cose giuste, le cose che ti consigliano loro e vedere il quadro, vedere il futuro, diciamo, con un gran quadro e non solo nel breve termine. Però dopo lì entra in gioco la costanza, la voglia, tutto. E adesso niente, farsi comunque sempre vedere, anche se sei infortunato al centro, sempre col sorriso, sempre il primo ad arrivare, l'ultimo a uscire, queste piccole cose che soprattutto in Inghilterra, ahimè, i dettagli sono dei gran fanatici, cioè Sì. per niente. Sei lì. Esatto, quindi così adesso ci siamo quasi, adesso devo rientrare a giocare. Prima della fine della stagione devo fare almeno un po' di partite e adesso c'è sta cosa che problema, Pazzesco. però sì, Ascoltami, tu sei in Inghilterra da 2 o 3 anni, se non sbaglio. 4 Quattro, ecco. 2016. Perdonami. Quali sono state le tue prime impressioni una volta arrivato lì? Che differenza hai visto sia dal punto di vista del calcio giocato, quindi sul campo, che dal punto di vista magari della gestione? Tu sei arrivato nel settore giovanile di una grande squadra, quindi che differenza hai visto anche a livello societario, quindi nella gestione, di tutte le piccole cose che riguardano la quotidianità di un calciatore? Allora, partendo dal campo, mi ricordo le prime partite in assoluto, ero con l'under 16, bagnatissimo, quindi la palla va ai 3000 all'ora. No, comunque, la prima cosa è veramente l'intensità intensità di gioco, la sfacciatura con cui tutti giocano, e poi un po' il disordine, mi permetto di dire. Perché lì, mi ricordo anche negli allenamenti, cavolo, io gioco difensore col mio partner di solito, difesa 4, difensore, questo qui in allenamento prendeva palla, arrivava fino all'altra area, io dicevo, torna, 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 siamo per fare gol. Quindi la mentalità è diversa, lì si cerca, come ben sai, si cerca lo spettacolo, la skill, la velocità, il spalla con l'unico spalla, non so, poi da difensore, uno fa la spazzatura più lunga che abbia mai fatto, lì il pubblico impazzisce. Quindi piccole cose, ovviamente il disordine, c'è, cioè, molto meno tattica, non lo noti subito perché, che ne so, il terzino che si dimentica di tornare e sta lì su Sì. 2 minuti. Cose così. E in Italia c'è più, dall'allenamento c'è più una struttura legata alla tecnica, quindi allenamenti più lunghi, però con molte più esercitazioni. Qui cioè là è veramente tutto con la palla. Cioè noi iniziamo a fare scalamento già con la palla e finiamo sempre con 3000 partitine, tutte con la palla. Dal lato invece di organizzazione societaria, veramente sono colpito perché, vabbè, a parte pensando anche solo al centro sportivo, ci alleniamo tutti assieme. Ci sono due edifici, l'Academy che va dall'Under 9 all'Under 16 e poi c'è il nostro che va dall'Under 18 alla prima squadra, quindi già la familiarità con cui vivi la vita giornaliera, la vita quotidiana, cioè praticamente tutti i giorni stai con loro, quindi ti abitui, è proprio chiamata una grande famiglia, non sono tutti i club Premier League che hanno dall'Under 9 la prima squadra in uno stesso Tutti, centro. sì. E poi proprio l'organizzazione per tutto, si occupano di te per quanto riguarda il calcio, ma anche nella vita personale. Cercano, diciamo, di darti tutti i comodi, senza ovviamente
farti, come si dice in inglese, not too comfortable, capito? Cioè, Sì, non no, per farti sentire a tuo agio, certo. vogliono comunque imprimerti la mentalità del Red Devils, che è quella di lavorare, guadagnarti tutto, eh? Però ovviamente i comfort son tanti, apposta a te non montarti la testa Chiaro. e comunque così. Beh, nel corso di questi anni tu hai visto lo United cambiare un pochino, perché si è passati da Mourinho a poi tutti i cambi fino adesso alla situazione con Solskjaer. Si percepisce a volte il fatto di essere, far parte di un ambiente, di una grandissima squadra che è un po' in difficoltà, però se la paragoniamo al passato, perché uno si aspetta che lo United vinca sempre, perché è la grande e quindi vogliono che tutti vincano e che vinca sempre, ma il fatto di aver avuto degli alti e bassi nel corso di questi anni ha unito ancora di più l'ambiente, cioè c'è rapporto fra voi e la prima squadra. Riuscite in qualche modo, sia dal punto di vista dell'allenamento che magari anche uno scambio di parole a livello personale, a interagire con la prima squadra, o sono comunque divisi poi i reparti? Ma allora, come hai detto te, io sono arrivato più o meno quando questa transizione era già in atto, perché sono arrivato e il primo allenatore era Van Gaal. Ah, c'era ancora Van Gaal, ok. Poi c'è stato Mourinho, poi Giggs, poi vabbè. Allora, mi vedi? Mi vedo bloccato io. Ti vedo bloccato, però ti sento. Se vuoi ricollegarti. No, adesso ti vedo. Mi senti? Ricollegati. Ok, ragazzi, un attimo di problemi tecnici. Ora Luca si ricollega. Continuate con le domande, io me le sto segnando, quindi non smettete di farle, che poi ci sistemiamo. Allora, aspetta che lo rinvito di nuovo, eccolo qua. Eccoci, eccoci, eccoci. Eccoci Mi qua. Eccoci. Mi sento. senti adesso? Sì, che qua c'è un gran Lo so, anche vento. qua. Tu vai tranquillo, parla, perché io ti sento a livello audio. Adesso ti vedo bloccato, però ti sento a livello audio, quindi non so. Mi senti? Non c'è l'audio. Signori, problemi tecnici. Attendiamo un attimo Luca, che si sistema. Comunque, sì, allora, ci sono tante domande relative anche ai compagni di squadra. Ovviamente lui ha giocato in questi anni con giocatori che in questo momento stanno facendo parlare di sé. C'è ovviamente. Ah, eccolo qua. Portate pazienza, ragazzi, problemi. È il bello della diretta, dicono così. Quindi Arrivo, eh. eccoci. Vai tranquillo. Aspetta che mi sposto, prendo anche il caricatore. Vai Mi tranquillo. senti ora? Ok. Sì, adesso ti sento bene. Anche qua c'è un vento tipico inglese, Ma molto ho visto oggi delle stranamente. foto a Manchester, c'è il sole Si 18 gradi. sta Mannaggia. ribaltando tutto. Sì. Aspetta che metto qua. Ok. Perfetto. Eccoci. Allora, ti Allora, avevo rimasto chiesto. a Van Gaal, eccetera, ok. Sì, Sì. allora,
senti? Sì, ok. Van Sì. Gaal, niente, con lui era un po' diverso. Con lui e Mourinho era un po' diverso l'ambiente rispetto a com'è ora, perché un po' più, ovviamente, lo staff non inglese, quindi. Mi ricordo ad esempio Van Gaal divise solo, immensa, divise i tavoli della prima squadra con i nostri, eccetera, eccetera. Ed c'era una visione un po' più fredda, diciamo, della vita comune. E Mourinho un po' meglio, nel senso che lo staff erano tutti latini, quindi comunque persone simpatiche, così, però anche loro facevano molto banda, eccetera. Da adesso, da quando sono arrivati, da quando è arrivato Ole con, diciamo, tutto il suo staff, con Mike Phelan, Michael, Carrick, è ovviamente proprio tutta una famiglia, nel senso che sono vecchie conoscenze, che sono state già nel club, e quindi direi che è tornato, adesso non l'ho vissuto, ma posso immaginare che è tornato un po' all'old style, nel senso che c'è ancora più familiarità di quanto già ce ne fosse, capito? E noi, ti dico, cioè, ci alleniamo, le opportunità di allenarci c'è tutte le settimane, o singolarmente per merito personale, oppure se ad esempio i giorni prima della partita devono simulare dei patterns della squadra avversaria, quindi attacco contro difesa, eccetera, eccetera. E in palestra la condividiamo, ovviamente con preparatori diversi, però dai, stiamo assieme, le opportunità ci sono. Ma tu che sei difensore, hai avuto modo sicuramente di tastare il piede di qualche attaccante di prima squadra. Chi è quello che ti ha colpito di più in Più che assoluto? altro quello che mi ha tastato i piedi a me, che ho le caviglie ancora con le cicatrici, con Ibrahimovic, Ah. che ha ammazzato. Ero nell'Under 18. E, un giorno dopo un allenamento nostro, l'allenatore dell'Under 23 mi è venuto a dire: guarda, domani a volte fanno queste partitine, che ne so, miste, prima squadra Under 23, soprattutto dopo le partite della prima squadra, quando quelli che non hanno giocato magari devono mettere un po' di minuti. Allora mi ha detto: guarda, domani giochi, perché a noi agli Under 23 ci manca un difensore centrale. E cazzo, Mark Ibra. Io sono andato a casa il pomeriggio, tutta la sera a pensarci, domani. Però dopo sono andato a letto sereno. Il giorno dopo è stato il primo allenamento in prima squadra, tra l'altro, ha marcato Ibra. Proprio da lì l'ho conosciuto. Però sì, lui ne ho presi tanti di calci, però li ha anche dati e ce li siamo scambiati. Lui, tra l'altro, è un ragazzo. Cioè, è veramente un bravo calciatore, però anche come persona fantastica. E non se la prende per niente, è molto sportivo, le dà e le prende. Quindi con lui mi sono trovato molto bene. Poi ci sono anche altri attaccanti forti, come adesso mi ricordo Lukaku. Poi ci sono quelli veloci che ti fanno perdere la Sì. testa. Io una volta, non mi vergogno a dirlo, ma con Sanchez in allenamento vedevo quasi il fumo, vedevo le stelle. No, però, cioè, ci sono i lati positivi, le belle memorie, le Certo. memorie, diciamo, più belle, ad esempio vincere un spalla a spalla con Lukaku e poi prendere un tunnel pazzesco da Sanchez, però sono esperienze, diciamo, entrambe ti fanno crescere molto. Beh, certo. Invece a livello di squadra, di compagni di squadra tuoi, i vari Gomes, Chong, Mason Greenwood, che adesso si stanno un po' più affermando a livello di prima squadra anche per necessità, perché lo United in quei ruoli ha veramente necessità, sono veramente così forti come li definiscono o... sono poi, cioè, credi che abbiano un futuro in prima squadra o li vedi in prestito magari nei prossimi anni? Ma allora, sono ragazzi chiaramente talentuosi che sono cresciuti con un pallone in mezzo alle gambe, proprio un talento si vede, proprio per come giocano. Allora, nel nostro livello, innanzitutto tutti bravi ragazzi, non sono dei gran montati, io parlo di Chong, Gomez, Greenwood, anche Garner,
tutti bravi ragazzi che comunque si impegnano tanto e ci tengono. E, da quando si sono, diciamo, trasferiti nella prima squadra, perché hanno proprio cambiato anche spogliatoio e tutto, sono rimasti comunque gli stessi, cioè vengono comunque a trovarci in spogliatoio e tutto. Quando giocano sotto livello, quindi nell'Under 23, fanno ancora una differenza pazzesca. Poi ovviamente hanno self-confidence molto alta, essendo con la prima squadra e tutto. In prima squadra, secondo me, sono assolutamente a livello, perché comunque allenandoti e poi sono bravi, quindi sono a livello. L'unica cosa, ovviamente, che io non, adesso non posso, non ci ho ancora giocato col senior, però a quel livello lì dopo devi fare anche dell'esperienza. Quindi, secondo me, tra tutto, gli manca un po' quello. Quindi, adesso mi viene in mente Chong, che è uno di quelli che ha giocato di più, a parte Greenwood, adesso lui ormai, che è uno di quelli che ha giocato di più. All'inizio era un po' in difficoltà, si vedeva, adesso piano piano inizia ad avere un po' più di confidence e quindi si sta infilando. Però sarebbe uno, lui, tra l'altro, che anche deve mettersi un po' di fisico e tutto, che ha bisogno di minutaggio. Se lo stesso con Angel e con Jimmy, è probabile che vadano in prestito. Adesso non so, ho visto Chong, tra l'altro ha rinnovato, l'ho sentito, ha rinnovato un paio di settimane fa. Però forse, non so, Jimmy, Angel, mi posso immaginare. Adesso Mason è ormai diventata una star, quindi Sì. povera. Ascolta, invece il livello proprio dell'Under 23 in generale, ovviamente voi avete campionato, vi è anche capitata una postilla, vi è capitato ovviamente di giocare negli stadi della prima squadra, Old Trafford, sicuramente altri grandi stadi. Com'è il livello dell'Under 23? Lo ritieni un livello alto? Ritieni che ci sia ancora lavoro da fare? O comunque è già un'ottima prova prima di arrivare alla prima squadra? È un campionato stranissimo, molto molto strano, perché allora, primo, non ci sono tantissime partite, cioè ci sono una 14-15 squadre, quindi le partite sono molte meno. È un livello molto buono. Allora, pensando, guardando a noi come squadra, noi ci alleniamo quasi il doppio della prima squadra, cioè facciamo proprio a volte anche allenamento più lungo, anche doppia seduta, prima squadra quasi mai, palestra, facciamo più cose, eccetera. Quindi ti trattano ancora come un'academy, in senso proprio ancora lì per imparare, non solo per mantenersi, eccetera. E, come campionato, dipende, trovi anche lì, col fatto che te puoi giocare con dei giocatori di prima squadra, adesso mi pare tre, non vorrei dire delle cavolate. Dipende, se te ti trovi l'ultima in classifica, però quando ci giochi contro, questi qui cacciano me mezza squadra di colossi che pesano 100 kg, di 34 anni, possono essere, diciamo, stiff, possono essere dei ferri da stiro, però comunque la differenza un po' si vede, nel senso che questi giocano per entrarti duro. Se giochi ovviamente con una squadra più di livello, quindi più giovane, under 23, è un buon livello. Però diciamo che con le nostre capacità, soprattutto quest'anno e alla fine dell'anno scorso, il nostro tipo di gioco, anche i giocatori, diciamo che con le squadre della nostra età non è mai stato così troppo difficile. Poi io mi ricordo il primo anno, ad esempio, che io ero il più piccolo, l'Under 23, anzi, io ero Under 18, mi chiamarono con l'Under 23, che giocavo con tutti i più grandi. Per me era già un grande step, in senso, giocavo con gente di 2 o 3 anni in più, tosta, tosta. Però ti dico, adesso l'età si stanno abbassando, l'età media si sta abbassando un sacco del campionato Under 23. Noi penso che siamo per assurdo una delle squadre più giovani, però si sta abbassando, abbassando. Adesso mi ricordo quando sono arrivato io 3-4 anni fa, era più comune che i giocatori di prima squadra scendessero a farli giocare. Adesso con l'arrivo di tutti questi stranieri, che
magari dicono all'allenatore della prima squadra, dico con Andrea non ci gioco, sta diventando quasi più, adesso ancora no, però quasi più paragonabile a una magari primavera italiana, anche se comunque l'età è più alta delle primavere italiane. E tu come ci sei arrivato lì? Cioè, racconta un attimo la tua storia, come è avvenuto il passaggio al Manchester United. Mi senti? Sì, ti vedo bloccato, ma ti sento. Speriamo non vada via l'audio. È andato via l'audio. Non ho l'audio. Signori, abbiamo il maltempo che non ci assiste oggi. Adesso facciamo qualche domanda, magari. Eccolo, attenzione. È colpa mia, è colpa mia. Eccoci. Sì, vai tranquillo, vai tranquillo. Quando provo a guardare i commenti mi si blocca, quindi adesso non li guarderò più. Vai tranquillo, non preoccuparti. Ti stavo chiedendo com'è successo cioè, che tu sei andato al Manchester United. Sono venuti loro a vederti, hai avuto l'opportunità di fare un provino. Allora, sì. Dove giocavi prima? Insomma, un po' cosa è successo? Ok, l'ultimo anno in Italia ero in prestito al Cesena, in prestito. Io di proprietà, ufficiale, il proprietario del Forlì che allora giocava in Serie C. Una squadra a un'ora da casa mia. E, quando già ero al Forlì, all'età di 15 anni, mi ricordo dopo una partita a Bologna, mi fermò questo scout che era a vedere questa partita, uno scout del Manchester United del territorio italiano, Sì. e da lì è partito un po' tutto. Lui mi è venuto a vedere diverse volte, ha conosciuto la famiglia, eccetera, e dopo mi pare 6-7 mesi. Di ti porto fra un mese, no? Mi faceva un po' restare, diciamo, in attesa. Io insomma, comunque non volevo montarmi la testa, mi sembrava una cosa un po' assurda, sinceramente. Quell'anno in particolare a Forlì andò molto bene e niente, mi portò su d'estate a fare questo provino. Portò su d'estate a fare un provino e andò, diciamo. Aspetta, l'audio. Non ti sento, Luca. Aspetta, Puig, mi piacciono gli spaghetti. Bene, ci fa. Ci fa piacere. Arnò. Adesso vediamo se riesce a dirlo a Luca. Ragazzi, un attimo di pazienza. Problemi tecnici delle linee internet ci sono sempre. Pom pom. Eccoci. Oi. Ho visto, mi piacciono gli spaghetti al mio compagno. Sì, È ho il visto. mio compagno spagnolo di squadra. Ascoltami. Dai, continuo, scusami, Sì, mi vai, ricordo. vai, vai, vai. Niente, mi porto su ad agosto e andò così così. Andarono così così gli allenamenti, poi c'era una partita che andò molto meglio, quindi lì non sapevano. E quindi ho deciso di richiamarmi dopo 5-6 mesi durante l'inverno. L'inverno andò meglio. Mi allenai con gli under 18. E da lì mi disse lo scout, mi disse: guarda, loro pensano proprio di prenderti, tu hai ancora 15 anni, devi aspettare
i 16 per i regolamenti della FIFA e niente, così dopo ho fatto un po' su e giù, mi pare da gennaio a fine stagione e dopo da luglio 2016 ho incominciato con loro. È stato un processo molto molto lungo, diciamo, molti aneddoti nella strada, però alla fine me la sono meritata e poi lo scout comunque ha fatto tutto il possibile perché questo sogno si realizzasse, diciamo. Ho E visto c'è Chong, ecco, c'è c'è Chong, salutiamo. volevo chiederti, ci sono state delle cose alle quali non ti sei abituato, hai fatto fatica a abituarti in Inghilterra, soprattutto a livello, parlo ovviamente di abitudini nostre che magari possono essere il cibo, può essere il tempo, può essere la cultura inglese che è sicuramente differente. Dalle altre. C'è qualcosa che ancora fai fatica a farti entrare in testa o ad abituarti, o comunque alla fine sei riuscito a dare seguito a tutto? No. Pronto? Sì, io ti sento. Perfetto. Sì, ok. Sì, ti sento, Ok, vai. a volte è colpa mia, se cade comunque ti richiamo. Vai tranquillo. Allora, diciamo che i primi anni un po' tutto, nel senso che ti devi un po' adattare alla famiglia, anche se non sono mai stato uno che dice si dispera che è lontana la famiglia, dagli amici, però inevitabilmente sono cose che un po' ti cambiano, no? Quindi devi abituare a vivere da solo, eccetera. L'integrazione, diciamo, con i compagni, perché non è immediata neanche quella, soprattutto con quelli inglesi. E, ovviamente lì entrano in gioco gli stranieri che invece con loro crei subito una banda, quindi aiuta molto. Però diciamo che il primo anno è stato difficile, poi non giocavo subito all'inizio dell'under 18 perché ci sono due annate negli under, cioè il first year e il second year. Quindi il primo anno è il più piccolo, facevo fatica, avrò giocato 5-6 partite, poi ti fanno giocare con i più piccoli, under 16, eccetera. Quindi non facile, però dopo un po' capisci realizzi che comunque sei lì per il calcio, quindi devi fare tutto in correlazione con l'obiettivo di far bene al calcio. Quindi vita personale, avevo degli affetti stretti, diciamo, in Italia. Una volta che mi sono separato, tutto è iniziato ad andare molto meglio qua, la concentrazione era solo sul calcio. E dopo gira tutto attorno a lì perché cioè, c'è il neanche dalle 9 della mattina fino alle 3 del pomeriggio. Una volta che arrivi a casa ti riposi, quindi la vita sociale, la vita sì, l'uscire, diciamo, accade a volte, una volta ogni tanto, un weekend, però ti cambiano un po' le abitudini. Però dai, il cambio grosso è che è diventata proprio la professione e il mio lavoro, e quindi la prendo come tale, nel senso. Allora, intanto Puig ci fa notare che dovresti rimuovere i baffi. lui ce li ha peggio di me, dopo anche vedere quelle foto. No, Hermano. ascoltami, volevo chiederti, hai parlato di allenamenti dalla mattina fino a insomma, metà pomeriggio. Qual è la routine di un calciatore lì, anche se ovviamente. Tu sei in primavera, sei cioè, nel senso nell'under 23, ma qual è la vostra routine giornaliera? Ok, sì, noi allora abbiamo diciamo un orario dove dobbiamo timbrare, come si dice in Italia, e, più o meno sulle 8 e tre quarti al centro sportivo. Dobbiamo arrivare, fare lo scan facciale e automaticamente risultiamo che siamo arrivati. Poi da quell'orario lì alle più o meno 9:30. C'è un tre quarti d'ora hai un tre quarti d'ora di tempo per fare colazione in mensa, se la vuoi fare al centro. Io ad esempio la faccio a casa perché mi piace farla più presto.
Poi prima dell'allenamento c'è questa oretta, tre quarti d'ora in palestra di, diciamo, lavoro, che ne so, di equilibrio, di stretching, di prevenzione. Poi c'è l'allenamento in campo più o meno dalle 10:30 a mezzogiorno, quindi di solito non più di un'ora e mezza. Qui in Italia invece 2 ore, 2 ore e mezza, a caso. Poi, finito l'allenamento, c'è il pranzo. Un'oretta tra il pranzo e il ritrovamento in palestra, e poi sull'una e mezza, due di solito c'è la sessione in palestra con la squadra. Noi in palestra le facciamo ancora di squadra, invece la prima squadra dipende, a volte le fanno tipo a difensori, portieri, se no hanno dei circuiti personalizzati. E poi, se è il giorno che l'allenatore vuole andare fuori un'altra volta, fin quando non fa buio, si va fuori ancora a fare un altro allenamento, però quello diciamo più nell'under 18. Adesso l'under 23 comunque ci alleniamo più della prima squadra, però non è esagerata, non è esagerato, diciamo. E poi dopo niente, dopo allenamento, il solito doccia a casa, più o meno sulle 3, orario così. E invece a livello di rivalità, a vostro livello, si sentono come si sentono magari in prima squadra? Cioè, ad esempio, mi viene in mente il Liverpool, mi viene in mente ovviamente il Derby col City. Queste partite, magari sentite a livello senior, e si sentono anche quando giocate con l'Under 23. Sì, Liverpool in primis, Liverpool, poi c'è il City, però sì, sono molto simili, cioè, penso che siano le partite, non ci sia mai stato uno 0-0, un clean sheet, tutti 3-3, 2-2, cartellini rossi, adesso se c'è ciò che ancora si ricorderà contro il Liverpool, sempre gli entrano, sono partite toste, come giusto che sia, e la rivalità è veramente a livelli massimi, sì, fisicamente c'è proprio quel senso di proud, cioè bisogna difendere, Certo. soprattutto dico tra Liverpool e United, perché il City sì, tra le due, però Liverpool è sproporzionatamente superiore come rivalità, e sì, dagli under 16 mi ricordo una delle mie prime partite con Liverpool e City. Gli allenatori già facevano la tagliavano corta nello spogliatoio, non stavano a parlare troppo di tattiche, dicevano: oh, tra l'altro, non sono stato, quando ero più piccolo facevo più gol, e adesso è da un po' che sono a secco, però gli ultimi sono stati con Liverpool City dell'under 16, under 18, gli unici gol fatti lì. Poi Almeno ti sei tolto la soddisfazione. sì, un altro in amichevole. Bene. Ascolta, invece volevo chiederti, a livello tuo personale, c'è qualcuno con cui hai legato di più? E invece, se riesci a farmi due nomi di giocatori sia dell'Under 23 che della prima squadra, cioè un nome a testa, ovviamente, che ti hanno impressionato un po' di più, sia per ovviamente per il loro il modo di rapportarsi, non lo so, può essere Mata, ad esempio, del quale si parla poco perché magari gioca poco, ma so essere una gran persona. A livello ovviamente caratteriale. Quindi ecco, se hai due nomi che ti hanno colpito e la persona con la quale hai legato di più in questi 4 anni, insomma. Allora, nell'Under 23 purtroppo ogni anno vanno e vengono, nel senso che alcuni finiscono in contratto in Italia, però ho sempre avuto un buon rapporto con quasi tutti gli stranieri, adesso specialmente con anche Tahith, anche se non, diciamo che non sono, non è un'amicizia che ci scriviamo, però Sì. è con un gran rispetto e che viene da una famiglia e tutto. Poi ci sono ovviamente quelli che vivono con me, che abbiamo condiviso la casa per diversi anni, che sono due portieri, uno dalla Slovacchia e uno dalla Repubblica Ceca. E, loro, diciamo, poi questo spagnolo che
ci faremo cenare il culo. Loro, diciamo, sono quelli di Under 23. E in prima squadra, allora, per rapporto più stretto, mi verrebbe da dire Mata, Marcos Rojo e Darmian quando c'era, anche se pur essendo un grandissimo ragazzo, comunque è uno molto tranquillo, che comunque apprezza anche stare per le sue, però lui poi ci siamo visti per solo un anno o due. Sì, Mata, quello che mi ha colpito, diciamo, come persona in generale, perché veramente, vabbè, poi lo vedete anche voi, si occupa di tantissime cose, libri, ha regalato adesso tutto il suo libro, l'ha regalato a tutti, ha fatto una copia a tutti. Come persona è veramente un esempio. Rojo, perché è il primo, diciamo, con cui ho giocato più di una volta assieme, che lui era sceso in Under 23, quindi abbiamo giocato assieme ai centrali. Quindi abbiamo installato un po' di partnership. E poi ai tempi, quando c'era Zlatan, sempre una chiacchiera. Poi, cazzo, mi chiedo sempre, ma lui si ricorderà il mio nome? Perché lui mi chiamava sempre l'italiano. Oh, italiano! Ho un nome! No, no, a parte gli scherzi, però lui era veramente esempio, esemplare. Però è stato troppo poco. Mi spiace. Eh sì, Sarebbe piaciuto purtroppo. marcarlo ancora per un po'. Vabbè, avresti fatto una grande esperienza, quantomeno. Ascolta, in futuro ti vedi lì ancora per tanto tempo? Ti piacerebbe provare un prestito? Vorresti restare in Inghilterra? Insomma, cosa vorresti fare? Allora, nel futuro breve, penso di vedermi in Inghilterra. Adesso da quando ricomincerà il calcio, perché qui veramente si potrebbe parlare, tutte ipotesi, ma ho sentito voci che si potrebbe parlare di solo ottobre, settembre-ottobre. Vabbè, comunque si parlerà con la società perché ho un altro anno, è molto probabile l'opzione del prestito, poi bisogna sempre vedere quando si riprenderà a giocare, come siamo messi con le rose, se serve qualcuno alla prima squadra. Non, assolutamente non escluderei di giocare, che ne so, altri 6 mesi in Under 23, per riprendere comunque un po' della forma, che inevitabilmente, forma calcistica, che ho perso negli ultimi 5-6 mesi che sono stato fuori, e per poi farmi vedere e andare in prestito. Però assolutamente, cioè, vivendo da tutti i giorni, proverò certamente di restare a più lungo possibile in questa società, e poi magari fare delle uscite per poi rientrare con più esperienza, intendo in prestito, molto volentieri, nel senso non le escludo, anche perché specialmente in Inghilterra, sono essenziali. Eh sì, loro poi. Da difensore, tra l'altro. Sì, no, tu, tra l'altro, il poco tatticismo e la grande foga agonistica e la grande fisicità del calcio inglese, tu le senti tutte perché da difensore probabilmente sei uno dei più. Una delle persone che più di tutte sente questi particolari. Credi che ti possa aiutare questo gioco così fisico qualora tu poi un giorno dovessi tornare in Italia? Hai magari già un'esperienza, quindi a livello tattico sicuramente, ma secondo te questa fisicità può aiutarti in futuro? Passava per la testa Mi è andata. che dico. Ti sento. Scusate ragazzi, ultima. Adesso si ricollega Luca, abbiamo un altro paio di domandine, poi chiudiamo la live. Se avete qualcosa di particolare, magari fatecelo sapere. Proviamo.
ovviamente a rispondere a tutto quello che ci chiedete. Eccolo qui. Sta collegando, eh? Ci E là, siamo. e là. Eccoci. Vai, vai tranquillo. No, parlavo della fisicità. Mi Sì. veniva in mente quando sono tornato negli ultimi anni per la nazionale. Sì. In Italia c'è molta più fisicità, come proprio come tipo di gioco. Lì, secondo me, in Inghilterra la fisicità è più un atleticismo, nel Ah, senso che è ok. più un gioco più dinamico. Quindi ahimè, non si fanno neanche troppe sportellate. È proprio il tipo di calcio più intenso che ti porta a correre di più, in primis. Che mi ricordo quando ero convocato in nazionale italiana, ad esempio, dopo il post partita, quando magari se non giocavi si correva un po', cioè la differenza si vede, è proprio nella capacità. Però, come hai capito, come aggressività mi verrebbe quasi più da dire, ovviamente se giochi contro una squadra di League One, League Two è diverso, però Certo. ad esempio in Premier League contro la Serie A, in Serie A secondo me i difensori, parlando sempre dal mio punto di vista, Certo. legnano molto di più. Qui è più, c'è più, infatti a me sono sempre i miei compagni, dico, sono sempre spaventati, cioè sono sempre impauriti da me perché mi vedono come giocatore italiano che le legna solo. In Italia siamo visti come quelli che le legniamo e basta, invece lì legna, però non so, sulla palla, non lo so, c'è meno, più una cosa dinamica più che un fatto di proprio di Ok, corpo a corpo. ti Vedo tutti faccio che un. dicono Greenwood, sì, Greenwood è forte, Greenwood cosa ne pensi? Greenwood è forte, No, ci sono naturalissimo. anche un po' di. Avevo visto delle domande su Rashford. Ovviamente tu con Rashford hai meno possibilità di confrontarti rispetto a Greenwood, magari. Però che impressione ha lui, che poi è un mancuniano, cioè nel senso lui è probabilmente Born and futuro capitano. bred, si dice, sì. Esatto, esattamente, Ma esattamente. lui è stato quello che, cioè lui, io, però lui è, diciamo, è stata la mia, se posso chiamarla, cavia quando ero in provino. Praticamente loro facevano marcare lui. Lui era in under 18 ancora, Sì. io ero under 16, ma io mi facevo andare con under 18, e quindi per testarmi, per mettermi alla prova, mi facevo marcare lui, che era considerato l'attaccante, diciamo, più bravo del settore giovanile. E quindi veramente lui, ragazzo alto, magro, così, però fortissimo, cioè con una gagna, una grinta assurda. E quindi Incredibile. anche lui sportellato in allenamento. Poi lui sapeva che, cioè, quello in prova va sempre un po' testato, così. Però ragazzo molto privato, molto nelle sue, non ci si saluta, però non abbiamo mai avuto contatti, diciamo, Particolari. esterni. No, sempre saluta, sempre educato e tutto, però è veramente un ragazzo per le sue, diciamo, che ha un cerchio molto privato, Certo. molto, molto stretto. Non è uno di quelli che va d'accordo con tutti, o comunque che si apre con tutti. Ok. Allora, ti faccio tre domande per chiudere. Sono abbastanza veloci, però abbastanza significative. Allora, tu senti la responsabilità di vestire la maglia dello United, anche se ovviamente fai parte del settore giovanile? Si sente il fatto di far parte di una squadra così importante, storica? E, insomma, ricca di tradizione. Sì, si sente, fa effetto e tutto. Ovviamente hai un po' meno, essendo under 23, non è che hai delle responsabilità, perché, cioè, responsabilità su te stesso, perché te l'obiettivo era in prima squadra, quindi fai un torto se non la indossi nella maniera giusta, fai un torto solo a te stesso, perché di pressioni, diciamo, esterne, di fan, così ce ne sono, però. A confronto della prima squadra non è niente. Lì c'è veramente una pressione molto più alta, però è quasi più una pressione che ti installi dentro te stesso, nel senso, cavolo, sei qui, devi rispettare questa chance che ti hanno dato
poter arrivare al massimo. Quindi ovviamente non è lo stesso, non è, adesso parlo del Ravenna con tutto il rispetto, che è la squadra da dove ho iniziato, fa più effetto, Certo. responsabilità, sembra anche dopo 4 anni non ti ci abitui mai a una cosa del genere, però lo devi fare per te, in senso, Certo. come in tutto, anche nella prima squadra, se dopo inizi a pensare a tutto quello che c'è dietro, fa veramente paura. Poi se sei uno che sotto pressione magari non riesce a dare il meglio, se pensi che ti stanno guardando questi, chissà, dopo vai in palla. Invece, almeno per me, la cosa che funziona nel miglior modo è concentrarmi, fare le mie cose giornaliere, e poi quando arriva la partita concentrarmi solo sulla partita, quello che è fatto, senza troppe presse, diciamo. Certo. E invece qual è lo stadio dentro il quale ti ha fatto più impressione giocare o che ti è stato, insomma, più emozionante per te? Allora, impressione, sono due. Impressione, l'Old Trafford, la prima volta, contro West Bromwich 2 anni fa, che tra l'altro giocavo in partnership con Rojo, quindi è stata la prima partita, Wow. bellissima, eccetera. Quello più emozionante, l'anno prima, il King Power Stadium di Leicester, perché avevo fatto il mio debutto con l'Under 23, da Under 18, era un Under 18. Tra l'altro lì c'era un po' di tensione, perché la squadra era molto... Io ero un Under 18, però l'Under 23 non stava andando benissimo quell'anno e dovevamo fare risultato, dovevamo fare almeno un... Quindi riuscimmo a cavarcela con uno 0-0. Tra l'altro giocai anche fuori posizione, eccetera, e quella è stata una bella emozione. Ero in panchina poi e sono entrato tipo subito, sai, quando si fa male uno entri al ventesimo. Sì. Quindi era Quindi inaspettato quasi. un po' inaspettato, per quello che cavolo è inaspettato. Poi dopo era andata anche molto bene, e quindi da lì dopo era stato tutto in salita. Perfetto. E invece chiudo chiedendoti se hai un idolo, una persona di riferimento, sia a livello professionale che ovviamente a livello di gioco, essendo un difensore, se hai qualcuno e se te lo sei portato da qui o avevi già l'Inghilterra come riferimento, insomma, il tuo idolo. Non, sinceramente uno non ce l'ho. A me mi fanno, cerco anche di fare video che mi motivano un sacco, di quei difensori che comunque Aspetta che abbiamo la linea che proprio alla fine ci abbandona. Mi senti? diciamo quella. Ultima domanda e la linea ci ha abbandonato. Adesso rientra Luca, che poi lo salutiamo anche perché è quasi un'ora che siamo in diretta. Il maltempo non è dalla nostra questa volta, peccato. Vedo tante domande su Maguire, ragazzi, solo che fanno lo stesso ruolo e si allenano poco insieme, quindi non so. Si sta riconnettendo, eccoci. Tagliamo la corte, perché sennò qui... Sì. No, no, scusami, ma ti dicevo in poche parole, non ho uno a cui mi ispiro in particolare. Cerco di guardare i migliori al momento e prendere piccoli pezzettini, piccole caratteristiche di ognuno, però quello che comunque, e penso sia anche una delle caratteristiche mie naturali, mi piace guardare e studiare il difensore un po' cattivo, nel senso che ha quella tigna, un po' old style magari, tipo alla Cannavaro, capito? Alla Pujol,
Poi adesso, ovviamente, nel calcio moderno comunque è richiesto un quadro un po' più generale, quindi un Ramos che comunque sa giocare coi piedi, un Van Dijk, eccetera. Quindi, però, anche all'inglese, diciamo, mi fa venire ancora i brividi quando fa un tackle bello più che un passaggio.